Preside, ci presenta questa iniziativa con l'UNICEF Crotone? Sì, abbiamo ritenuto importante coinvolgere i nostri studenti nell'ambito dell'educazione civica. Questo incontro dedicato proprio ad UNICEF, durante il quale si parlerà dei diritti dell'infanzia, dei bambini e degli adolescenti, si parlerà di spreco alimentare, si accenderanno i riflettori su quello che è effettivamente un problema che riguarda tutti e che deve coinvolgere i più giovani, pensando ad un cambiamento reale del loro atteggiamento che porta anche a considerare meglio tutto ciò che hanno, che spesso viene dato per scontato. Quello che invece purtroppo rappresenta un problema per tanti che diversamente da loro vivono in contesti segnati dalla privazione, dalla mancanza. E anche l'utilizzo ottimale di ciò che per loro è cibo, quindi energia per la vita, ed è così che va considerato e utilizzato. Attenzione quindi a quello che è sempre più uno spreco inutile e un acquisto che va oltre ciò che è necessario. Presidente, che cosa ci dice di questo incontro qui al Liceo Classico Pitagora tra gli studenti e l'UNICEF Crotone? Ringrazio la Presidente del Liceo Classico, Natascia Senatore, che ha voluto questo incontro con l'UNICEF di Crotone per parlare dei diritti dei bambini, per parlare della malnutrizione, ma anche far riferimento ai 34 bambini che sono morti a Steccato di Cutro nel naufragio. È un momento di riflessione, ma anche un momento di rendere i ragazzi, i giovani, consapevoli del diritto alla vita e di quelli che sono i diritti dei bambini e degli adolescenti che nel mondo non sempre sono riconosciuti. Parleremo di malnutrizione e parleremo anche di quello che è lo spreco alimentare, proprio per far capire che ci sono bambini nel mondo che non hanno un pasto, che non hanno acqua e quindi che molte volte fare una raccolta di fondi per loro significa assicurargli dei momenti migliori per la loro vita. L'UNICEF si muove in questo modo, è la sua missione e noi siamo contenti di iniziare questo giro tra le scuole qui a Crotone nel Liceo Classico, ma faremo il giro di tutti gli istituti per una maggiore consapevolezza anche di quella che è la missione UNICEF.